La più difficile delle partite, il Napoli l'ha vinta nella maniera più imprevedibile, con due rigori trasformati da Dionigi. Il primo l'arbitro Nuccini lo concede al 20° per atterramento di Dionigi e lo stesso attaccante a trasformarlo, benché Pizan ne avesse intuito la traiettoria. Contro una Triestina molto dotata tecnicamente, gli azzurri commettono il solito imperdonabile errore, ripiegare anziché cercare di chiudere il match. E così al 28° della ripresa Nicola Zanini pareggia i conti e riapre la partita. Al 39° del secondo tempo il secondo rigore. Una mischia difficile da decodificare, ma Nuccini è irremovibile, indica il dischetto ed espelle Budel. Dagli 11 metri ancora Dionigi, stesso angolo, 2-1 e il Napoli finalmente respira. Triestina furiosa contro l'arbitro ed il Napoli, cui due rigori hanno spianato la strada della salvezza, essendo stati molto favorevoli anche i risultati dagli altri campi. Azzurri ora quintultimi, ma al presidente Giuliano che dice: io provo vergogna per la città di Napoli e il Napoli, perché non ha senso che sia trattata in questo modo. Dionigi, che ha trasformato i due penalty decisivi, replica: mi deve stare attento e zitto, soprattutto perché il primo mi ha proprio tirato giù per la maglietta, poi ce n'era un altro dopo sempre su di me che non ha dato, e forse il loro gol era fuori gioco, e poi il rigore mi sembra sacrosanto perché Roberto Bocchetti, uno dei due, mi sembra che ha sentito una spinta. Domenica scorsa a Palermo, sabato scorso, un rigore molto più netto di questo non c'è stato dato, quindi il presidente della Triestina farebbe bene continuare a fare il presidente della Triestina e non pensare a altre cose.